Questo è l'elettroforo di volta, vediamo come funziona e a che serve. È stato ideato da Alessandro Volta, siamo intorno al 1800 e la parola elettroforo vuol dire portatore di cariche elettriche. Infatti Volta prima caricava l'elettroforo e poi lo utilizzava per caricare per contatto altri oggetti. Che cos'è l'elettroforo? È un disco di metallo qui visto di profilo. Questo qui è il disco di metallo con un manico isolante e questo disco di metallo viene caricato per induzione elettrostatica. Tra poco vediamo meglio come. Una volta che sarà caricato, ecco questo è il disco caricato, dopo si può prendere per il manico e quindi lo si porta per caricare per contatto qualsiasi altro oggetto metallico. Quindi il disco di metallo con il manico, quindi l'elettroforo, diventa uno strumento per portare la carica elettrica, quindi portatore di cariche, e così elettrizzare altri corpi metallici. Vediamo come si fa a caricare per induzione elettrostatica l'elettroforo di volta, cioè questo disco di metallo. Lo si pone su una base isolante, però bisogna stare attenti ad evitare il caricamento per contatto, perché non si vuole caricare il disco per contatto con la base di materiale isolante, ma lo si vuole caricare per induzione elettrostatica. Quindi di solito si mettono dei piccolissimi spessori, io di solito metto delle palline piccolissime di carta, magari delle dimensioni di un millimetro per capirci, che servono a evitare il contatto tra la base isolante e il disco di metallo, in modo che il caricamento non avvenga per contatto. La base isolante può essere sia di plastica che di vetro. Se è di plastica la possiamo caricare di segno negativo, se è di vetro la possiamo caricare di segno positivo semplicemente strofinandola nella parte superiore. Quindi la base isolante è un disco anche lei, un disco leggermente più largo del disco dell'elettroforo di metallo, e la si strofina sulla faccia superiore, la si strofina con un panno di lana. Qui per esempio ho immaginato una base isolante di vetro perché ho disegnato appunto le cariche positive. Quindi la sequenza delle operazioni è questa: prima si strofina la faccia superiore della base isolante, quindi di questo disco immaginiamo di vetro. Poi si appoggia sopra questa base di vetro l'elettroforo di volta, questo disco di metallo, stando attenti che non vi sia contatto, magari mettendo 3 o 4 palline di carta molto piccole, in modo che non ci sia contatto diretto. Il disco di metallo inizialmente è neutro, ma subisce l'induzione elettrostatica. Infatti questi segni meno e questi segni più sono la separazione delle cariche elettriche, perché gli elettroni del metallo si tendono tutti quanti ad avvicinarsi alla base di vetro, in quanto la base di vetro è positiva, quindi gli elettroni sono attratti da questa base positiva. Quindi si crea la separazione di cariche, gli elettroni si portano verso la faccia inferiore del disco di metallo, lasciando sulla faccia superiore le cariche positive, che sono il reticolo cristallino che è rimasto scoperto perché gli elettroni sono andati in basso. A questo punto si è creata l'induzione elettrostatica, non è ancora il caricamento per induzione elettrostatica, perché sappiamo che per caricare in modo netto questo disco di metallo, quindi il caricamento per induzione elettrostatica, dobbiamo mandar via queste cariche positive. Come facciamo? Tocchiamo la parte superiore del disco di ferro di metallo con un dito, oppure colleghiamo a terra con un filo di metallo, quindi colleghiamo a terra la faccia superiore, queste cariche positive scappano via. Sappiamo che in realtà sono elettroni che dalla terra arrivano sulla faccia superiore del disco di metallo, però per semplicità possiamo dire queste cariche positive scappano via e il disco rimane carico netto, nettamente di elettroni, perché abbiamo mandato via le cariche positive. O se forse è meglio dire, elettroni salgono dalla terra fino al disco, quindi il disco acquista un eccesso di elettroni. A questo punto interrompiamo il collegamento a terra, per esempio togliamo il dito con cui toccavamo la faccia superiore del disco di metallo, togliamo il dito, impediamo a questi elettroni che sono arrivati, questi, di poter fuggire di nuovo.
E finalmente adesso il disco è carico del segno negativo, segno opposto all'oggetto isolante, quindi la base di vetro che aveva provocato l'induzione elettrostatica. Il disco di ferro si è caricato del segno opposto alla base di vetro. A questo punto noi abbiamo detto togliamo il contatto e il disco è rimasto carico negativamente. Ora con questo disco carico negativamente che ha un eccesso di elettroni possiamo andare in giro a toccare altri conduttori per depositare parte di questa carica negativa su altri conduttori, quindi caricandoli per contatto. Quindi l'elettroforo di volta si carica per induzione elettrostatica, ma poi lui serve a caricare per contatto gli altri conduttori.